Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Coronavirus, i familiari delle vittime scrivono all'Unione Europea e CEDU. Crimini contro l'umanità nella gestione dell'emergenza in Lombardia, hanno scritto lunedì alcuni familiari delle vittime riuniti nel comitato. Noi denunciamo del Covid-19, invieranno una lunga e dettagliata lettera a Ursula von der Leyen e a Robert Ragnar Spanò. La missiva, il cui testo verrà diffuso nei prossimi giorni, ha uno scopo preciso: chiedere la supervisione delle più alte cariche continentali, politiche e giuridiche, sulle indagini in corso in Lombardia che puntano a ricostruire la responsabilità politica delle scelte fatte durante l'emergenza. Banda larga e smart working in ritardo di 20 anni, così l'Italia affronta lo stato di emergenza. Trovate tutto sul Fatto Quotidiano Millennium, che è in edicola. Il governo discute se prolungare le limitazioni anti-Covid per tutto il 2020, così rischiamo di continuare a pagare sulla nostra pelle l'inadeguatezza della rete tecnologica e della digitalizzazione della società, che ci vede quartultimi in Europa. Il mensile, diretto da Peter Gomez, indaga sulle responsabilità, insomma, vi racconta perché nella stragrande maggioranza dei casi il telelavoro che state facendo da mesi non è affatto smart. L'analisi è di Marta Fana, che dice: il rischio del cottimo tecnologico e del controllo aziendale fin dentro casa nostra. Coronavirus, i dati, i contagi ancora in salita, 276, 5.000 tamponi in meno rispetto all'altro ieri. Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, quasi la metà dei nuovi positivi, 135, si trova in Lombardia. 4 le regioni che dichiarano 0 infetti in più da ieri. Le vittime sono stabili a 12. Rogo ThyssenKrupp andrà in carcere entro il 16 luglio, il secondo manager condannato, ma anche per lui è prevista la semilibertà dopo l'ingresso in carcere di Gerald Prignitz, avvenuto all'inizio del mese. Anche l'altro manager del gruppo tedesco ThyssenKrupp, condannato per l'incidente nell'impianto siderurgico di Torino del 2007, andrà presto in cella. In base a quanto appreso dal ministro della giustizia Alfonso Bonafede attraverso canali diplomatici, Harald Espehan inizierà a scontare la sua pena entro il 16 luglio prossimo. I due dirigenti sono stati condannati in via definitiva per omicidio colposo al termine di un lungo iter giudiziario. Per entrambi però la procura tedesca di Essen ha concesso il regime di semilibertà, potranno andare al lavoro ogni giorno e tornare nel penitenziario solo per la notte, provocando lo sdegno dei familiari dei 7 operai morti nel rogo. Autostrade e cancelleri, dice basta frenate da PD e Italia Viva su revoca. Orlando dice: da noi mai richieste di rinvio di tempo, ne è passato fin troppo. Il vice segretario allontana le accuse di frenate sull'iter di revoca della concessione arrivate dai 5 Stelle. A noi interessa che chi ha nociuto non nuocia più, che ci siano garanzie sulle tariffe, gli investimenti, i controlli. Come ciò avviene lo decide il governo. Il viceministro Cancelleri dice: revoca o Benetton fuori, per noi è imprescindibile. E Buffagni dice: se qualcuno ha altre idee, noi siamo disponibili anche a lasciar perdere tutto e andare via. Notizie da Napoli e dalla Campania. Napoli, il neomelodico star del concerto abusivo a Bagnoli, folla e caos in piena notte, le vie e le piazze di Napoli trasformate di notte in arene, e quando non sono le turbulenze della movida a far passare le notti in bianco agli incolpevoli residenti, ci pensano gli happening e anche i concerti improvvisati, ma soprattutto non autorizzati. 2 episodi l'altra notte con concerti improvvisati in via Enea, dove si festeggiava un battesimo, e in via Campi e Flegrei. In entrambi i casi è dovuta intervenire la Polizia di Stato per interrompere musiche e schiamazzi notturni. Uno degli episodi è documentato da un video diffuso dal consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che ha denunciato un presunto concerto abusivo a Bagnoli in piena notte. Nessuna autorizzazione, nessuna richiesta di occupazione del suolo pubblico, a quanto emergerebbe dalle prime notizie. Sul palco si vede Nico Pandetta, affermata ugola nel panorama neomelodico partenopeo.
Vulcano Buono, due napoletane in fuga con 980 euro di abiti nascosti nel passeggino. Su segnalazione della centrale operativa, gli agenti del commissariato di Nola sono intervenuti presso il centro commerciale Vulcano Buono per un furto e hanno accertato che due donne avevano asportate da un negozio di una nota catena commerciale 40 capi d'abbigliamento ancora provvisti di placche antitaccheggio che erano stati nascosti in un passeggino. Notizie dalla Puglia. Parco Costa Ripagnola, c'è il sì in commissione consiliare regionale, c'è il primo sì all'unanimità per il nuovo parco regionale di Costa Ripagnola tra Monopoli e Polignano nel Varese. L'approvazione della commissione consiliare ambiente dell'Assemblea regionale pugliese ha visto l'accoglimento di gran parte degli emendamenti presentati dal Comune di Polignano. Ipotesi Lopalco candidato alle regionali. Emiliano apre con ironia, dice: apprezzo la proposta di Forza Italia, ottima idea ma difficile. Ho apprezzato l'idea dei miei avversari politici di candidare Pierluigi Lopalco, secondo me hanno ragione. Il governatore della Puglia Michele Emiliano, a margine dell'inaugurazione del reparto di medicina trasfusionale del Policlinico di Bari, ha commentato le voci su una possibile candidatura per le prossime regionali di settembre dell'epidemiologo a capo della task force anti-Covid-19 della Regione Puglia. Notizie da Treviso e dal Veneto. La diocesi di Treviso apre le chiese e svela i suoi tesori fra Tiziano, Bordone e Palma. Un gruppo di 20 volontari verrà formato per accogliere e guidare i visitatori. Prende via il progetto Chiese Aperte 2020 voluto dall'Ufficio Arte Sacra della Curia. Ticket alle grotte del Caglieron, tanti visitatori è necessario, hanno detto il sindaco di Fregona, spiega la prossima decisione della Proloco di introdurre l'ingresso a pagamento. La stessa cosa accade al parco archeologico di Livelet a Revine e per garantire servizi e preservare l'ambiente. E i 5 euro, dice, non è ancora deciso. Mascherina venduta a 10 euro, interviene la polizia locale. Il prezzo di acquisto della merce IVA inclusa era di 4,57 euro contro i 9,50 euro finali. Il presidio era venduto da una rinomata catena commerciale su cui ora indaga il nucleo controlla prezzi. Covid-19, l'appello agli stranieri provenienti dai Balcani, rinunciate alle ferie in patria, a sottolinearlo la dottoressa Anna Pupo, direttore del SISP, un invito a sottoporsi a tampone rivolto a tutti coloro, badanti in primis, che abbiano fatto recentemente viaggio nei propri paesi d'origine, arriva dal direttore generale dell'URSS 2, Francesco Benazzi. Ampliamento del centro di medicina, da lunedì i lavori al via, dalla riqualificazione in chiave green di uno stabile abbandonato, il nuovo Earth Quarter, nell'area saranno creati 80 nuovi posti auto. E adesso passiamo alle notizie dal Friuli Venezia Giulia e diamo subito la parola alla nostra corrispondente da Udine, Sabrina Ciccotti. Il 15 luglio alle ore 17 a Udine, nel giardino dei Tigli del Parco di Santo Osvaldo, alcune associazioni del territorio e cooperative si riuniranno in una tavola rotonda per dare avvio alla 23esima edizione di Feste d'Estate. Un insieme di iniziative ed eventi che hanno sempre valorizzato il parco, eventi che nella scorsa edizione hanno registrato più di 6.000 visitatori. Ricordiamo che a seguito della legge 180 Basaglia nel 1997 l'ospedale psichiatrico è stato chiuso e quella che era l'area del manicomio è diventata un enorme polmone verde. Il Parco di Santo Osvaldo da allora è patrimonio botanico, architettonico e culturale della città di Udine, dove si svolgono innumerevoli attività culturali, sportive ed artistiche. Per motivi organizzativi, per il 15 luglio è richiesto la conferma di partecipazione a info@coopcosmo.it. È tutto da Udine, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Bene, cari amici, adesso passiamo alla lettura delle notizie per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia. Traffico di eroina e cocaina ha preso lo spacciatore latitante, ulteriore arresto nell'ambito dell'operazione Nicol dei carabinieri pordenonesi, fermato un 22enne nigeriano,
22 maggio i carabinieri della Compagnia di Sacilia, al termine di oltre 6 mesi di complesse indagini, coordinate da Marco Faion della Procura di Pordenone, avevano sgominato un sodalizio criminale dedito al traffico di eroina e cocaina tra Pordenone, Treviso, Venezia e Rovigo. Mezzo pesante contro l'utilitaria, ferita una ventenne, scontro nel pomeriggio a Carlino all'altezza di un incrocio. La ferita è una ventenne, quindi l'incidente nel pomeriggio a Carlino, come dicevamo, all'altezza di un'intersezione, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale di Latisana, coordinati dal comandante Nicola Salvata, si sono scontrati un mezzo pesante e una utilitaria. Dell'impatto la vettura è finita a bordo strada in parte in un fossato. Investita dall'auto mentre passeggia è successo nel pieno centro di Precenicco ieri mattina, ferita una giovane, una ragazza di 25 anni, cittadina di origini straniere, residente a Precenicco, è stata investita nella piazza di Precenicco. A travolgerla una donna residente a Udine che guidava una Hyundai. La conducente si è subito fermata per prestare soccorso chiamando il 112. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari con un'ambulanza inviata dalla centrale Soles di Palmanova. Abbandona il sentiero, recuperata la donna dispersa sul Monte Lavara, è stata raggiunta dalle squadre dei soccorritori, una 50enne di Maniago che si era persa. È stata raggiunta dalla squadra dei soccorritori poco prima delle 17 la 54enne di Maniago, che aveva smarrito il sentiero dopo aver distanziato i compagni di gita alle pendici del Monte Lavara nelle Prealpi Giulie. Travolto dal muletto muore un giovane operaio, tragedia nel pomeriggio all'interporto di Pordenone, a nulla sono valsi i soccorsi, una manovra sbagliata all'interno dell'azienda e due muletti si sono scontrati mentre erano in funzione. Su uno di questi c'era un operaio originario del Togo, 31 anni, che nell'impatto è finito a terra, venendo schiacciato dallo stesso macchinario e perdendo la vita. Cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.